Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Terraria! Allora ragazzi, rispetto all'ultima volta, in realtà non sono andato avanti perché non sono riuscito a dedicarmi un granché a Terraria, l'unica cosa che ho fatto è stata sistemare qua sopra una piccola Skyrod, soprattutto il bioma dell'oceano, dove ho piazzato anche tutti i vari buff a mia disposizione. Quindi ho messo un po' di falò, ho messo la statua di Bast, la lanterna del cuore e la lanterna del mana, in modo da essere un pochino più preparato per il prossimo scontro con il Duke Fishron. L'ho piazzata a un'altezza tale che non sia troppo in alto, in modo che così, come vedete, i buff siano comunque attivi anche se mi trovo su questa passerella più bassa. Però non è quello che andremo a fare oggi, ragazzi, perché il 16 di maggio, quindi non troppi giorni fa, è stato il compleanno di Terraria, è stato il suo 10° anniversario e quindi per festeggiare questo traguardo di 10 anni è stato rilasciato un nuovo seed particolare. Abbiamo visto già parecchi video fa che esistono dei seed particolari e avevo generato un Drunk World. Ebbene, per questo 10° anniversario è stato generato un nuovo seed che adesso in questo video un po' particolare andremo a vedere. Quindi esco dal mio mondo abituale in 1.4 e andiamo a generare questo nuovo mondo celebrativo dei 10 anni. Ok, direi di entrarci con il mio personaggio normale. Sostanzialmente questo è un mondo appunto celebrativo che per festeggiare appunto il 10° anniversario di Terraria si basa sulla sua data di rilascio, ovvero il 16 maggio 2011. Possiamo scrivere il seed sia in questo modo qua, quindi prima il mese, poi il giorno e poi l'anno, quindi con la numerazione all'americana, per così dire. Però possiamo anche scriverlo senza lo zero iniziale. E se non sbaglio dovrebbe funzionare anche scrivere un'altra cosa, ovvero Celebration MK10. Anche questo dovrebbe funzionare per generare un mondo con questo seed particolare. Allora, io torno però per sicurezza, uso questo che sono sicuro che funziona. Ok, lo chiamiamo semplicemente 10 anni e non sentirli. Visto che comunque Terraria avrà ben 10 anni, ma è un gioco comunque che io trovo veramente sempre molto fresco e attuale. Non passerà mai di moda, molto probabilmente. Ok, è giusto per farvelo vedere, quindi non starei a perdere troppo tempo in queste caratteristiche. Lo facciamo comunque in Master Mode. Lo facciamo Small, Medium, Large. Facciamolo Medium, va, visto che ho fatto il Drunk World Small. Il mio mondo normale è Large, questa volta facciamolo Medium. E poi lasciamo random per il tipo di corruzione del mondo. Bon, generiamolo ragazzi, così entriamo nel mondo e vi faccio vedere tutte le sue particolarità. Adesso qua ci vorrà un secondo perché venga generato tutto quanto. La prima particolarità di questo mondo, che salterà subito all'occhio una volta che compariremo al suo interno, è che non spawniamo solitamente al centro del mondo in questo caso, ma spawniamo a una delle due estremità, quindi in uno dei due biomi oceanici. Inoltre, quando saremo allo spawn, non saremo accolti dalla guida o come avveniva nel Drunk World dalla Party Girl, ma saremo accolti, dicevo, da diversi NPC. Ecco qua, tutti con il cappellino per festeggiare, però come potete vedere qui abbiamo sia la guida che la principessa, che la party girl e la steampunker. Inoltre abbiamo anche un animaletto da compagnia. Qua tra l'altro c'è già l'angler, quindi volendo possiamo già aggiungere un altro NPC al nostro piccolo villaggio. Come vedete è festa, celebrativa visto dei 10 anni, ma la cosa che salta anche all'occhio è che la sabbia non è come è solitamente gialla, bensì è colorata, verniciata. Naturalmente se la vado a minare
torna del suo colore normale, e se la vado a piazzare torna anch'essa del suo colore normale. Questo praticamente è il classico effetto che farebbe sui blocchi usare la pistola a vernice che ci vende il Painter. E non è l'unica particolarità. Tutta la sabbia che troveremo nel mondo è tinteggiata in questo modo, ma anche altri blocchi all'interno di questo mondo sono verniciati. Questo sempre per celebrare. In questo mondo, oltretutto, spawnano molti più alberi giganti di questo tipo, ragazzi. E vediamo un po' se abbiamo fortuna e troviamo subito qualcosa di interessante dentro questa chest. Ok, sì, diciamo che di interessante qua c'è soltanto il blowpipe, che vedete è unreal. Questo perché tutti gli accessori che troviamo in questo mondo e tutte le armi che troviamo in questo mondo hanno soltanto modificatori positivi, ragazzi, quindi sicuramente molto molto positivo trovare qualcosa di utile in questo mondo, perché non dovremmo probabilmente doverlo riforgiare, perché sarà già con uno dei suoi migliori modificatori possibili. Qui c'è già subito un deserto e, come vedete, anche qui tutta la sabbia ha la colorazione che abbiamo visto prima, quindi è tutta azzurrina. Inoltre, un'altra particolarità di questo mondo molto molto particolare, vediamo se riesco a farvela vedere al volo andando così a caso, è che nelle isole volanti troviamo dei mini biomi di Hollow. Ora, naturalmente, dovrei trovarne una per farvela vedere, e non so sinceramente se qua sopra ce ne sia qualcuna, quindi potrebbe volerci un pochino di tempo. Quindi io mi metto un attimo in esplorazione, ragazzi, e nel momento in cui la troverò ve la farò vedere. Ok, ragazzi, ecco qua finalmente un'isola nel cielo. Come vedete qui il bioma è già della Hollow, sebbene noi non siamo ancora in un hard mod. E niente, questa è un'altra delle sue particolarità. Un'altra particolarità di questo mondo celebrativo è che sono stati aggiunti un paio di mob che non si trovano normalmente nei tipici mondi di Terraria. Intanto vediamo cosa c'è qua dentro. Ma davvero? Delle ali? Così? Tra l'altro, come vedete, anche in questo caso i modificatori sono tutti 4+. Quindi sono tutti con dei modificatori eccezionali, ragazzi, quindi non è affatto da sottovalutare tutto ciò. Se volete giocare, diciamo, anche in Master Mode, ma con delle facilitazioni, questa potrebbe essere un'idea carina per giocare. E c'è la Crimson in questo mondo. Allora, come vi stavo dicendo, ci sono un paio di mob particolari che sono stati aggiunti a questo mondo, che normalmente appunto non spawnano nei mondi normali. Uno è un Golden Slime che viene, quando viene colpito, rilascia soldi, e però appunto non so sinceramente quanto sia raro trovarlo, potrebbe volerci un sacco di tempo, quindi io adesso vado un po' a zonzo per il mondo, poi magari mi metterò alla ricerca nelle profondità di questo e dell'altro mob, ma non è detto che li trovi. E l'altro mob, che di sicuro spawna in hard mode, è il Mimic della giungla. Era stato creato questo mob quando sono stati creati anche il Mimic della Hollow e il Mimic dei biomi corrotti. Poi però, per qualche ragione, gli sviluppatori hanno deciso che non aveva troppo senso introdurre il Mimic della giungla in gioco, visto che comunque nella giungla ci sono già un sacco di altri mob, ci sono già un sacco di drop, e quindi non aveva tanto senso. Questo è un mob che è sempre stato quindi presente fin da allora nei file del gioco, ma non è mai stato rilasciato. Ebbene, in questo particolare mondo è possibile vedere anche questo tipo di Mimic. Non droppa niente di particolare, niente di speciale, tutta una serie di oggetti molto rari da trovare, quello sì, e mi piacerebbe farvelo vedere, anche se di fatto non credo abbia niente di diverso dai Mimic che già conosciamo. Ah, qui c'è la piramide, come vedete anche questa è tutta verniciata, anche in questo caso tutti i blocchi della piramide sono stati cambiati di colore con questa tonalità di rosa. E niente, questo è quanto. Io adesso, come vi dicevo, dovrei andare prima di tutto
in hard mode, quindi dovrei prima di tutto uccidere il Wall of Flesh, e poi una volta ucciso il Wall of Flesh mi piacerebbe provare a trovare i mob di cui vi ho parlato. Quindi io adesso vado nelle profondità, mi scaverò un rapidissimo elevator, tanto adesso con il piccone che mi ritrovo si fa abbastanza facilmente, e niente, e poi proviamo a vedere se riusciamo a trovare questo mimic particolare e il Golden Slime. Ok ragazzi, la bambolina è qua, quindi adesso basta che la recupero e che la butto nella lava, così andiamo ad evocare il nostro bellissimo Wall of Flesh. Eccola qui. Così adesso vi farò vedere un'altra particolarità molto divertente di questo mondo, ragazzi. Siete pronti? Buttiamo la bambolina nella lava e iniziamo la boss fight. In questo mondo tutti i boss, ragazzi, sono piccolissimi. Come potete vedere, le dimensioni del nostro Wall of Flesh non sono le solite. È veramente molto molto ridotto di dimensioni, quindi non è facilissimo riuscire a colpirlo. E lo stesso discorso vale per tutti gli altri boss. Quindi anche questa è una particolarità di questo mondo. Comunque vedete che, malgrado tutto, anche se siamo in hard mode, cioè in master mode, scusate, il livello di sfida del Wall of Flesh non è più così preoccupante. Oh, tra l'altro, mentre parlavo non me ne sono neanche accorto, ma l'abbiamo sconfitto. Ok, ottimo. Allora, ecco qua, qui c'è il solito trofeo. E direi che non mi interessa particolarmente raccogliere questa roba, però io qualcosina lo prendo, giusto perché non si sa mai. Fanno sempre comodo queste ricompense. Allora, mettiamo via un po' di roba dentro il maialino. Ok, facciamo un quick stack, così liberiamo magari qualche altro slot. E voilà. Bene, ora che ho completato il passaggio in hard mode, si tratta di andare nel bioma della giungla, ragazzi, e vedere se riusciamo a recuperare uno di quei mimic particolari. Quindi andiamoci subito. Naturalmente prima dovrò trovarla la giungla, perché non ho ancora esplorato tutta la superficie di questo mondo, quindi non ho idea di dove si trovi. Ah, e già che ci siamo, ragazzi, visto che ho trovato l'Old Man, proviamo ad affrontare anche Skeletron a questo punto. Così vi faccio vedere che anche lui, guardate, è piccolissimo, è veramente ridicolo. Ok, proviamo a vedere se la spada di Betsy si comporta bene anche con Skeletron. Mamma mia, ma l'ho già distrutto. Non c'è proprio paragone, ragazzi. Non me l'aspettavo, lo sta facendo fuori praticamente la mia tigre, il mio minion. Ok, e una volta sconfitto recupera le sue dimensioni normali, come potete vedere. E questo appunto, questo discorso vale per tutti i boss in questo mondo particolare.
E vedo tra l'altro che ci ha droppato un Chippy's Couch. Chippy è uno degli youtuber più famosi che portano Terraria sul loro canale come contenuto principale. E quindi credo che in questo mondo celebrativo ci siano appunto degli oggetti celebrativi che rendono omaggio anche ai vari streamer che portano questo gioco. Davvero niente male, è veramente interessante anche questa cosina. Naturalmente non ci sarò io perché chiaramente sono troppo piccolo perché abbia senso che io sia presente nel gioco, però questa cosa è molto carina. Va bene, detto questo, continuo alla ricerca della giungla, così da vedere se riesco a trovare questo benedetto Mimic. Eccolo ragazzi, eccolo qua il Mimic. Benissimo, vediamo se riesco a farlo fuori. Come vedete è piuttosto coriaceo, come tutti i Mimic del resto, di questa taglia, i Mimic dell'hard mod. Però vedete che... Oh, wow, non mi ricordavo facessero questo attacco, ha sparato un sacco di blocchi ragazzi. A meno che questo non sia un attacco suo particolare, ma non mi pare che gli altri Mimic lo facessero. Però è quasi morto, quindi ancora qualche colpo della mia spada. Oh, ce l'ho fatta! Non mi ricordavo che gli altri Mimic facessero questa cosa. Veramente molto molto interessante. Ci ha droppato un bel po' di roba, solo che adesso naturalmente avendo l'inventario pienissimo devo cercare di fare un po' di piazza pulita. Allora, sfrutterò questa chest, così ci metto dentro un po' di blocchi da costruzione di questi qua, che tanto non sono preziosi, così andiamo a recuperare un po' di roba in giro. Guardate, tutti i blocchi che mi ha sparato, tra l'altro, sono anche recuperabili. Molto molto interessante. E quindi diventa veramente molto utile uccidere questa tipologia di Mimic se vogliamo farmare un bel po' di blocchi da costruzione. Ci ha lanciato dello slush, ci ha lanciato degli honey block, dei sun plate block, un sacco di roba, ragazzi, veramente molto molto interessante, non me l'aspettavo. Allora, vediamo gli altri suoi drop però, perché sono quelli che mi interessavano di più. Il problema è che mi riempio troppo in fretta l'inventario, perché mi ha lanciato davvero un sacco di tipi diversi di blocchi, non me l'aspettavo, ragazzi. Allora, vediamo di fare un po' di ordine buttando via tutta questa roba. Ok, purtroppo ho fatto l'errore di venire qua con l'inventario pienissimo e quindi adesso avrò un po' di problemini a recuperare tutto quanto.
Allora, vediamo un po'. Intanto qui ci sono delle master bait, quindi utili per la pesca. Vediamo di far fuori sti maledetti mostri che così mi lasciano lavorare in pace. Mi ha sparato praticamente un blocco per tipo, ragazzi. Sto riempiendo la chest soltanto con i blocchi che mi ha sparato lui addosso. Ok, sono riuscito a recuperare una terra toilet. Ecco, questa volevo farvela vedere. Praticamente un gabinetto fatto con il materiale più prezioso del gioco. Ok, oltre a questo non mi sembra che ci siano altre cose particolari qui, quindi probabilmente c'è ancora qualcosa da raccogliere da terra. Vediamo di buttare via un altro po' di blocchi. Intanto mi stanno chiamando al cellulare, ma non è un numero che conosco, quindi sicuramente è qualche rompiscatole di call center. Mi dispiace per chi lavora nei call center, ma sinceramente... almeno ultimamente mi stanno rompendo le scatole ogni 5 minuti e veramente non li sopporto più, ragazzi. Capisco che loro debbano fare il loro lavoro, però c'è un limite alla sopportazione che ha la gente, eh. Allora, detto questo, ho droppato una Uzi. Ok, interessante, non sapevo potesse droppare anche queste armi. Quindi alla fine si rivela molto molto interessante questo Mimic per i drop. Vediamo se c'è ancora qualcosa e poi direi, ragazzi, che possiamo congedarci qui, perché c'è davvero... Allora, buttiamo via un po' di blocchi, tanto come ho detto non sono blocchi preziosi questi. Se no, se non faccio così, non finiamo più. Una statua dell'angelo, questa è interessante. Una scorreggia in bottiglia, anche questa è interessante, considerando che fino adesso non ne avevamo mai trovate. Nel mondo normale. Oh, abbiamo finito con i drop qua. Ci sono solo più dei blocchi. Ok, e sono finiti anche questi. Benissimo, ragazzi. E quindi questo era il Mimic della giungla. Veramente molto molto interessante. Non sono gli unici oggetti questi quelli che può dropparci, quindi vale la pena magari passarci un po' di tempo a farmarlo questo mob. Direi di tornare nel nostro bioma di partenza qui nell'oceano, così vi saluto parlando anche con la principessa, che come potete vedere come NPC ci vende tutta una serie di oggetti particolari che vende solo lei, e tra l'altro ci venderebbe anche il Heart Lantern, così non dobbiamo più utilizzare i cuori per craftarle, ma possiamo direttamente comprarle da lei. Il problema è che questo NPC arriverà nel mio mondo soltanto una volta sconfitto il Moonlord, ovvero l'ultimo boss del gioco. Bene, ragazzi, e con questo, per questo video molto particolare, celebrativo dei 10 anni di Terraria, direi che è tutto. Io vi do appuntamento a un prossimo video che naturalmente riprenderà le fila del discorso che ho interrotto per fare questo video particolare, che sicuramente non avrà la lunghezza di uno dei soliti episodi, sarà piuttosto breve, però ci tenevo a celebrare i 10 anni di Terraria. E niente, con questo è davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao!